Ma bella ragazzi, bentrovati a tutti in questo appuntamento di metà giornata sul canale YouTube ACM Style. Bentrovati ragazzi, grazie a tutti innanzitutto per il continuo crescere e salire, grazie per i 10.000 commenti, grazie di tutto, ma continuiamo così, quindi anche tu segui ma non ti iscrivi, che fai parte di quel 57%, non ti costa niente per le quattro regole d'oro: 1 perché gratis, 2 perché gratis, 3 perché gratis e 4 perché ci sono io, che sono molto simpatico, dicono anche abbastanza preparato, quindi ti invito ad iscriverti al mio canale rosso nero. Bene, questo mezzogiorno prendiamo spunto, perché io sapete che leggo i commenti belli, vi cito i commenti belli e vi cito soprattutto i commenti quelli meno belli o quelli che hanno delle perplessità, perché mi sembra doveroso farlo, anche perché a volte sono domande dirette nei miei confronti, non che io sia il guru del calcio, però mi confronto, se mi fate delle domande dirette io vi rispondo in maniera diretta e spero precisa. Questa mattina sotto un commento, in un commento sotto un post della community di Riguarda Pioli, ci ha scritto che noi siamo della feccia, noi che siamo i Pioli Out siamo feccia. Ovviamente l'intento era quello di offendere. Siamo feccia perché una volta è colpa di Leao, a suo dire, una volta è colpa di Pioli e nessuno dà la colpa ai giocatori che non giocano in campo. Io ovviamente ho risposto a tono, se mi conoscete sapete che io non ho peli sulle anche, non si dice così? Coniamo il nuovo, si dice non ho peli sulla lingua, io non ho peli sulle anche, non ho peli da nessuna parte e quindi rispondo per quello che penso. Innanzitutto la feccia e viene usato in maniera dispregiativa, ma amico mio forse sei informato male oppure sei rimasto un po' indietro, ma devi sapere che la feccia ha tantissime sostanze nutritive. La feccia è ricca di micronutrienti e di proteine che contribuiscono a mantenere l'equilibrio dell'ecosistema delle varie sostanze in cui è presente, perché la feccia c'è nel vino, la feccia può esserci anche nei laghi, nei fiumi, insomma è la parte più bassa, è quella che sembra meno utile, più melmosa, più schifida, diciamo, no? Quindi amico mio, anche nella feccia comunque non tutto quello che ti sembra brutto ha del brutto dentro, no? Anche la feccia ha da dire il suo. E in questo caso, io che mi ritengo parte della feccia, parte attiva della feccia, ti posso rispondere chiaramente, poi dopo passiamo al discorso della copertina, ragazzi. Ti posso rispondere in maniera molto breve e precisa che uno poteva evitare di definire feccia, ma non per qualcosa, perché il tuo intento era offensivo, quindi evitiamo. Sul mio canale sapete che non voglio persone che offendono, voglio persone intelligenti che ragionano e la maggior parte di voi lo siete, ma soprattutto voglio rispondere a questo commento che in parte può essere anche condivisibile, in gran parte no, perché quando c'è stato il mercato estivo passato, il nostro caro mister, il nostro direttore di questa orchestra attuale ha avuto la grande possibilità di poter collaborare attivamente alla definizione di questo mercato, quindi scegliere, dire sì e no e dire chi gradiva. Quindi diciamo che il mercato estivo l'ha fatto Pioli e non penso che qua siano dubbi, no? Il mercato estivo l'ha scelto Pioli, l'ha scelto Pasta e Fasul, il mercato estivo. Quindi il direttore di orchestra si è scelto i suoi orchestranti, si è scelto i suoi suonatori. Ok? Li ha scelti lui. Quindi ha scelto i suonatori e ha deciso di dirigerli lui. Ora, veniamo al punto. Questa orchestra non sta suonando bene. Non sta suonando bene per svariati motivi. Ora, dall'orchestra ripassiamo al campo. Perché comunque il suo staff, e sottolineo suo staff, di preparatori atletici, è il peggiore d'Europa. Il suo staff è il peggiore d'Europa. Il Real Madrid, per molto meno, ha licenziato il capo dello staff medico, per molto meno. Il suo staff è il peggiore d'Europa perché il rapporto infortuni-preparazione è letale, ok? E quindi questa di chi è colpa mia o è colpa sua?
i tatticismi e i tecnicismi che propone spesso sono assurdi, non sono condivisibili. Tanto è vero che lo stesso Giroud, e me lo ricorderò sempre, vi ricordate anche voi, alla fine di Milan-Napoli, ha dichiarato apertamente: non sapevamo se attaccare o se difendere. Quindi tatticismi cervellotici che non fanno capire nulla. E poi a questo aggiungiamo anche scelte tecniche molto discutibili. Tutto il mondo calcistico sta dicendo: perché continui a inserire Krunic? Tutto il mondo calcistico dice: perché continui a inserire Krunic? Ma lui se ne fotte e continua ad andare avanti, nonostante sappiamo benissimo che le scelte tecniche migliori ci sono. Chi non inserirebbe una scelta tecnica migliore se l'avesse a disposizione? Ecco, lui non la inserisce, e quindi questo è un altro problema. Quindi per questo piccolo resoconto mi posso arrogare il diritto di dire che l'80% è colpa dell'allenatore. Poi, quando vedo una squadra giocare male con l'Udinese e perdere, fare il partitone col PSG, partitone, l'ha vinta comunque bene, e vincere, andare a rischiare di perdere con il Lecce, è chiaro che mi vengono dei dubbi a livello motivazionale. È chiaro che mi vengono dei dubbi sulla volontà, e adesso mi fermo per quello, tolgo la cintura, per tutti quelli che dicono mai. È chiaro che mi vengono dei dubbi a livello motivazionale e a livello di testa, perché ovvio, non può che essere così. Per quale motivo, ragazzi, un giocatore, una squadra deve giocare di cacca prima, poi la fa bella, poi di nuovo di cacca? Perché c'è un problema di concentrazione, c'è un problema di motivazione più di concentrazione. Ma mettiamole entrambi, concentrazione e motivazione. E per quale motivo una squadra dovrebbe essere meno concentrata e meno motivata in un altro frangente? Perché col PSG l'hanno voluta loro, non l'ha vinta Pioli, ragazzi, l'ha vinta la squadra col PSG. Hanno voluto vincerla perché erano di fronte all'estrema razio, perché lì di fronte c'era la possibilità di uscire dalla Champions, e loro erano consapevoli di questo e hanno fatto la partita concentrati e super 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 mega motivati. Perché non lo sono in campionato? A più battute, a più riprese, non è solo Udinese, non è solo Lecce, è a più battute. E di chi è la responsabilità di motivare questi giocatori? Di chi è la responsabilità di far concentrare questi giocatori, di fargli capire che tutto è importante nel contesto, non solo qualcosa, non solo una cosa o l'altra? È colpa mia? È compito mio? È compito vostro? No, è chiaro che però un giocatore fa arrabbiare quando fa le prestazioni, una buona, una cattiva, una buona, una cattiva. È chiaro che un giocatore come Teo, che è la fotocopia con l'anno scorso, ti fa arrabbiare. È chiaro che un Leao, quando ti fa il partitone col PSG e discretamente con Lecce, ma poi fa schifo in altre, ti fa arrabbiare. E lì dai anche la colpa al giocatore perché non fa il suo dovere. Ma al di là di questo, sicuramente c'è un problema all'interno del gruppo. E il gruppo non lo gestisco io, e nemmeno voi. Lo gestisce Pioli. Ed è per questo che molto probabilmente è stato chiamato in causa mister Zlatan Ibrahimovic, per ritrovare quell'equilibrio che ormai manca. Spero di essere stato chiaro da questo punto di vista e di aver risposto anche in maniera esaustiva all'affermazione semi-offensiva del nostro amico. Ma non è tanto questo che voglio raccontarvi. Cioè, oddio, ho fatto 8 minuti di questo, quindi dovrò essere breve nel resto. Allora, si continua a vociferare di questo Conte. Conte 2024. Da qui nasce il titolo, poi anche dalla copertina. Conte 2024. Un noto giornalista ci fa sapere che per il 2024 serve ovviamente il cambio dell'allenatore, questo l'abbiamo capito tutti, ma il più opportuno sarebbe De Zerbi. E su questo, ragazzi, tutta la vita anch'io, alzo la mano, sono il primo, cosa vuoi tu? De Zerbi. Ma che sarebbe più funzionale un allenatore come Conte. Come tanti altri di voi mi stanno raccontando questa cosa, no? Conte 2024. E io vi rispondo: ma se facciamo fatica a cacciare Pioli, che prende 4 milioni di euro l'anno, ed è per questo che anche la proprietà ha il freno a mano
che non lo lascio andare, perché questo è anche un motivo per cui non lo lascio andare. Ma secondo voi, a meno che di un incremento pazzesco dei fatturati, tipo vincere la Champions League, o che ne so, un benefattore, un investitore di quelli che sono già nel gruppo di Red Bull, investe 300 milioni, ma non ce lo possiamo permettere, Conte. Prende, questo vuole 8-9 milioni netti, lordi sono 16-17 milioni all'anno, per un contratto di 4 anni, sono 50-60 milioni solo per allenatore. Ma al di là di questo, ma secondo voi Conte viene, e con tutto rispetto per quelli che abbiamo, perché a me piacciono tanto, ma sto guardando dal suo punto di vista, Conte viene e non c'ha da dire su chi vede? Cioè, Conte appena vede Krunic, lo prende, lo dice, vai di là, che c'era a lavorare al bar di Milanello. Cioè, Conte, quando vede alcuni elementi, già li boccia. Ma già lo sappiamo, ragazzi, che li boccia. E questo è il problema. Quindi è per quello che dico che è impossibile comunque avere Conte come allenatore nel breve periodo. Magari fra un po' ce lo potremo anche permettere, probabilmente sì, ma adesso no. Adesso questo non è fattibile, credo che non sia fattibile per almeno qualche anno avere un allenatore di quel calibro. Questo era quello che volevo raccontarvi. Sì, è vero, Conte 2024, poi tutto cambia, tutto è improvvisamente strano, però credo che non possa succedere. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata, sempre comunque ovunque Forza Milan. Noi ci sentiamo come sempre più tardi e adieu.